Buongiorno amici di YouTube, benvenuti sul canale del Blando Show e benvenuti alla prima entry del Blando, non so come chiamarlo, potrei chiamarlo la lista dei 5 del Blando, oppure sì, qualcosa così, mettiamola così, ecco, per questa prima entry mettiamola così. Cos'è questa sorta di clip che sto facendo? Cos'è? In pratica sarà una sorta di top 5 di vari temi, ecco, in questo caso qua pensavo per questa prima entry di fare una lista dei miei 5 telefilm preferiti che non sono più in onda, che si sono conclusi oppure sono stati cancellati, insomma, via dicendo. Ovviamente questo toglie dalla lista The Walking Dead, The House of Cards, tutte quelle serie TV che vanno tuttora avanti. No, non mi piace Downton Abbey, anche perché in Italia mi sembra che sia sulla 5, l'hanno legato là. Però mi piace molto Agents of S.H.I.E.L.D. che invece è su Rai 4, proprio non le capisco queste cose, magari pagheranno milioni e milioni di diritti per riproduzione di quei telefilm. Allora, iniziamo subito col numero 5. Al numero 5, Breaking Bad. Ovviamente Breaking Bad non è una novità, cioè l'avrete sentito parlare, almeno dall'amico rompipalle che vi ha detto non hai ancora visto Breaking Bad. Sì, Breaking Bad è famoso, cos'è? È la storia di un professore di chimica del liceo che si ammala di cancro e per trovare i soldi appunto per la sua terapia chemio, ovviamente inizierà a produrre metanfetamina con un suo ex studente. Non voglio svelarvi altro nel caso non l'abbiate ancora visto. Quindi Breaking Bad è solamente al numero 5 e il motivo per cui è solamente al numero 5 è che qui in Italia non è mai veramente arrivato, è arrivato su Sky non ci ha voluto neanche provare in pratica e quindi è stato abbastanza complicato trovarlo online con dei sottotitoli, anche se a me insomma, preferisco vederlo senza sottotitoli in inglese. E poi mi ha messo anche abbastanza ansia, io sono una persona abbastanza ansiosa. Al numero 4, White Collar. White Collar cos'è? White Collar andava in onda su Sky, penso che vada ancora adesso in onda o su Fox o su Fox Crime, c'è un po' di pubblicità a Sky in questo caso. È la storia di un ladro, Neil Caffrey, che intraprende in pratica la carriera quasi da poliziotto e diventa un consulente dell'FBI per evitare tot anni di carcere, che non mi ricordo se era una sentenza di 4 anni, ma vabbè, chi se ne frega. È la storia tra il male e il bene, in questo caso appunto una morale che si instaura nella testa di questo ladro, cioè deve fare il giusto o deve fare il sbagliato, deve fare quello che vuole o quello che gli viene detto di fare. L'ultima stagione, che era la sesta se non erro, si è conclusa così, proprio, cioè 6 episodi invece che i soliti 13-14 per stagione, e hanno deciso così. Purtroppo è un bel finale, non ve lo svelo, comunque tutti contenti alla fine. Al numero 3 invece, tra i miei telefilm preferiti in assoluto, in questa lista solamente al numero 3, Scrubs, insomma in questo caso proprio lo conoscerete tutti, è una serie TV che andava in onda un po' dappertutto alla fine, perché è stato preso da più canali, MTV, e Fox, su Sky e così via. È la storia in pratica di un medico che deve ancora fare la specializzazione, poi durante le 8 stagioni mi sembra anche che si specializzi, non lo so, di nome JD, JD insomma ne passa di tutti i colori, con il suo amico Turk, Elliot, questo e quell'altro. Insomma, si diverte e anche no, insomma ci sono anche dei momenti abbastanza tragici, però sempre in una chiave allegra, come dire, positiva, sempre abbastanza ottimista. Al numero 2 è una serie TV relativamente nuova, mi è piaciuta molto, è durata solamente una stagione, ahimè. Si chiama Wayward Pines, anche questo ho scoperto grazie a Fox, che non ha voluto rinnovarlo per una seconda stagione. Non si sa perché esattamente, però da quello che ho letto anche in giro, i produttori volevano solamente raccontare questa storia in una stagione, basta. E la storia è tratta da un libro, che è appunto Wayward Pines, mi sembra che sia il primo di questa catena. Vi direi castronate, mi piacerebbe anche leggerla, perché il telefilm è molto ansioso anche in questo caso, tratta di risvegliarsi dopo tanti anni, non voglio svelare troppo appunto di questa serie TV, perché
secondo me merita parecchio vederla, quindi ve la consiglio assolutamente. Al numero 1, siete pronti per questa numero 1? Al numero 1 di questa top 5 c'è Studio 60. Studio 60, sono quasi certo che nessuno di voi l'abbia mai sentito. Trattava in pratica di un programma come Saturday Night Live, retroscena di quello che succede dietro le quinte di un programma televisivo come quello. Non lo nascondo, il mio sogno è quello appunto di diventare un pseudo Letterman da grande, ecco, da grande, sì, mettiamola così. Studio 60, poi un momento che per me era un poco simpatico perché ero stato operato alla schiena, mi ha tenuto compagnia quel tempo invece su Mediaset Premium e mi ha fatto anche riflettere un pochettino su quello che volevo fare. Studio 60 io lo consiglio, non è mai stato rinnovato perché in quel momento là l'NBC non voleva puntare a far due serie TV troppo simili. Infatti in quel momento là c'era 30 Rock, che era insomma un programma molto simile. Lo consiglio vivamente, solamente una stagione, lo troverete magari online, io ho il cofanetto del DVD, quindi se lo volete vedere magari mi contattate, ve lo spedisco, ve lo presto per un paio di giorni, ma ve lo consiglio assolutamente. Studio 60 è la mia serie TV preferita che si è conclusa. Se avete qualche proposta, se volete che faccia qualche lista in particolare, potete assolutamente dirmelo, me lo scrivete nei commenti o su Facebook o su YouTube, chissà Dio. Quindi vi aspetto, anche perché mi sto terribilmente annoiando, finché non iniziano altri progetti io farò questa cosa qua su YouTube, chissà, magari potrei farlo anche più volte a settimana. Perché ho il capello? Sta bene, mi sta male, penso che mi stia male, ma vabbè, insomma, è nuovo, volevo provarlo, poi ho dei capelli che fanno... Ciao a tutti!